Intanto io voglio dire che fortunatamente, nonostante i formigoni, questa resta una regione in cui ci sono molte incendenze. Spesso, nonostante il governo regionale, questa è una regione che esprime ancora una sua forza, una sua importanza, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista di ciò che si sa qui realizzare. Dopodiché è vero, penso che oggi possiamo parlare del governo del centro-destra e della Lombardia in maniera diversa da quando abbiamo parlato del passato. Mi piacerebbe condividere con gli interlocutori intanto l'analisi della fase, perché io penso che intanto ci dobbiamo dire la verità, cioè la quarta legislatura di Formigoni è iniziata, segnata da una serie di scandali che hanno segnato il calendario di questi due anni e mezzo. È iniziata la nuova legislatura con, ricordiamolo sempre, segnata dalla vicenda della raccolta delle firme sul listino, le firme false, la composizione del listino ed è proseguita con molti scandali che non hanno riguardato solo la sanità, ma che ultimamente coinvolgono direttamente il Presidente sulla sanità. E quindi c'è un problema molto serio di credibilità dell'istituzione Lombardia. E penso, rispondo subito alla domanda, che in un paese normale sarebbero bastate metà delle vicende che abbiamo assistito in questi 2 anni e mezzo, perché proprio per evitare che un'istituzione importante come la regione perdesse del tutto credibilità nei confronti dei cittadini, il presidente si sarebbe già dimesso e la maggioranza avrebbe già deciso di andare a casa. Purtroppo non è così, purtroppo si resta attaccati al potere, perché di questo si tratta, però io vorrei provare, perché se no non capiamo neanche bene che cosa, come costruire un'alternativa e una proposta nuova per la regione Lombardia che possa tenere insieme tutte le forze che vogliono veramente il cambiamento, che oggi si oppongono all'idea e al governo formigoniano. Non sono solo forze politiche, ma sono anche forze civiche, forze sociali. Io credo che dobbiamo dire che io non penso che la questione giudiziaria o degli scandali sia l'unica questione che segna la crisi del formigonismo e la fine di un ciclo. Tutti noi abbiamo detto che è la fine di un ciclo. Perché un ciclo è stato, perché, e lo dico anche senza infingimenti, se ce lo siamo detti più volte in questi anni, il centrodestra, in particolare Formigoni, non hanno rappresentato il fenomeno mediatico. Sono stati in questi anni, soprattutto nel periodo di due legislature, più in grado di interpretare e rappresentare la loro attività, di interpretare anche la volontà di apertura, di mettere in campo riforme che noi non abbiamo condiviso e non condividiamo, però sicuramente erano animate da uno spirito diverso che guardava a un'interlocuzione con la società lombarda forte. C'era un'intuizione riformista, vero? Oggi questa fase si è chiusa, nessuno può dire che questa legislatura era la fine della scorsa, Formigoni abbia saputo o potuto mantenere questa spinta. Io credo che siano 3 questioni. La prima è, io penso che l'alleanza con la Lega, l'alleanza Lega-PDL, ha di fatto fatto male alla Lombardia. Non mi interessa il governo di Formigoni, ma alla Lombardia. Perché il localismo che su molte questioni la Lega ha imposto, quel localismo lì ha fatto male alla Lombardia.
ha chiuso la Lombardia. La grande regione italiana che doveva e poteva competere in Europa, anziché mettere tutte le energie su questa missione, si è ritirata in una sorta di difesa localista, campanilista, per colpa della Lega. Così come la Lombardia ha, per colpa di questa voglia di ritirarsi dentro i confini lombardi da questo localismo, ha di fatto perso la funzione anche di guida che la Lombardia deve e può, non solo dal punto di vista economico, avere in Italia. Quindi si è perso un ruolo nazionale e forza in Europa. Secondo, si è composto in questi anni un centralismo esasperato. Un centralismo esasperato che non si è tradotto soltanto nel fatto che la regione Lombardia ha assunto i propri poteri e li ha esercitati in una relazione non sempre positiva con gli enti locali, ma un centralismo esasperato che si è tradotto sempre di più in un accentramento. Ora, la regione Lombardia non è solo una sede legislativa, ma è l'istituzione che governa la sanità, ha responsabilità sull'urbanistica, ha responsabilità su molte altre questioni. E per cui c'è un ruolo esecutivo anche di gestione molto forte. Questo ruolo è stato molto accentuato. Negli anni, e ancora in questa legislatura, si è lavorato per fare in modo che chi gestisce questi poteri, questi soldi, dipenda direttamente dal Presidente, dipenda direttamente dalla Giunta. Le società, a partire dalle ASL, hanno visto svuotati così l'amministrazione, svuotati gli organi di controllo, perché tutti i poteri sono stati dati di rappresentanti, di gestione, a direttori nominati direttamente dalla regione Lombardia, dalla giunta regionale. E questo è successo sulla sanità, è successo sul welfare, è successo sulle grandi società come Infrastrutture Lombarde o Lombardia Informatica o la finanziaria della regione. Si cercherà nei prossimi mesi di fare la stessa cosa anche sulle aree. Ed è evidente che in un sistema così accentrato, in cui tutto, un potere enorme passa, e passa da vent'anni, perché poi c'è anche un problema di ricambio che non c'è stato, dallo stesso ufficio, è evidente che la trasparenza viene meno. È evidente che c'è un tema di trasparenza, mancano i controlli e succedono le cose che abbiamo visto, ma non solo c'è. Si escludono energie. Fuori da questo sistema non c'è più la possibilità per nessuna energia nuova, fresca, che nasce in Lombardia, di entrare e di partecipare. Terza questione, io penso che, e lo dico anche in rapporto alla questione della sanità, ma non solo, e lo dico per le cose che sto, le riflessioni che sto facendo da Presidente della Commissione di Gestione. È evidente che c'è un punto rispetto alla regione Lombardia. La regione Lombardia ha un ruolo dei compiti, ha un ruolo di regolatore rispetto a una serie di cose, come la sanità, e deve indirizzare questa capacità di regolamentazione rispetto all'interesse pubblico. Questo dovrebbe essere. Questa deve essere la cifra che io credo debba stare al primo posto nella costruzione di un'alternativa di una discontinuità. Mettere il ruolo della regione deve essere regolamentare tutte le materie che fa guardando l'interesse. In realtà, vicende come la Mangieri, San Raffaele, al di là dei rilievi penali, al di là del DELCO, mettono in evidenza una cosa. Basta guardare. È evidente che quando in un sistema si favoriscono alcuni soggetti forti, come San Raffaele, come la Monge, è evidente che quando in un sistema si gestisce l'urbanistica
o si gestiscono i rifiuti privilegiando alcuni interessi, è evidente che il soggetto, l'istituzione che dovrebbe regolamentare, guardando l'interesse generale, cede agli interessi forti, cede agli interessi forti e lascia che siano gli interessi forti del territorio. Questo è successo. Ed è successo in maniera, sarà fermo, vedremo anche, però è evidentissimo, cioè c'è un cedimento rispetto a interessi forti che impediscono che la regolamentazione che sceglie la regione di fare guardi all'interesse pubblico, ma guardano a quegli interessi. Allora questo è l'altro tema. Ora, oggi noi viviamo una fase politica in Lombardia preoccupante, perché noi viviamo in una regione in cui ogni giorno c'è discredito, perché ogni giorno le inchieste aumentano o acquisiscono nuovi elementi, e in tutto questo oggi l'obiettivo è stare sempre. È l'obiettivo dei formigoni, è l'obiettivo della Lega, è l'obiettivo della maggioranza. In tutto questo, in una fase come questa di crisi in cui Lombardia ha bisogno di un'istituzione attiva, attenta, credibile, restano fuori Lombardia. Non c'è tempo, non c'è spazio, lo diciamo spesso, non c'è modo, non c'è volontà di occuparsi dei problemi di Lombardia. E quindi questo è l'altro tema per cui questa legislatura almeno prima finisce e meglio è. Poi, dopodiché, io so bene, sappiamo bene, non basta la critica, non basta l'analisi, non basta neanche l'opposizione, anche se devo dire che in questa legislatura la novità è che gran parte dell'analisi che ho fatto è condivisa, è stata condivisa da tutta l'opposizione in Consiglio regionale e c'è stata un'unità di intenti non scontata di tutta l'opposizione. Io ricordo che tutta l'opposizione, non tutto il centro-sinistra, tutta l'opposizione, tutta la minoranza ha votato la mozione di sfiducia che abbiamo presentato a Formigoni. E questo è un dato importante, è un dato non scontato. Formigoni ci ha sbeffeggiato per quella cosa, dicendo che aveva quella cosa, quel passo da solo confermato il fatto che lui aveva la maggioranza. Dopodiché lì si è dimostrato che oggi c'è un'opposizione coesa che condivide la critica e che può insieme, e da lì si può partire per costruire l'alternativa, sapendo che noi non sappiamo come finirà questa legislatura, non lo sappiamo. Perché in un paese normale sarebbe già successo, non sappiamo quale. Però noi credo che dobbiamo costruire, nel senso un po' di questo è un documento che abbiamo votato prima nella nostra assemblea regionale, va in questo senso. Vogliamo avviare un percorso, pensando alle alleanze, sapendo che alleanze è una parola che va interpretata in un altro modo. Non può essere tradizionale da centro-sinistra, ma noi dobbiamo costruire una proposta politica insieme che crei la condizione per una proposta di governo che coinvolga tanti pezzi di Lombardia politica, ma anche forze della società civile, le tante liste civiche che ci sono state in Lombardia, farlo a partire da una proposta e poi se e poi selezionare la classe dirigente che dovrà rappresentare e scegliere anche il modo senza la classe dirigente.